Buongiorno, oggi vi faremo vedere come fare gli ossibuchi in cremolata di limone e rosmarino. Ci serve ossobuco, che vi fate tagliare dal vostro macellaio di fiducia, sale, farina, io qua ho già tagliato sedano, carote e cipolla a dadini, e poi vi farò vedere come fare il limone e il rosmarino. Ok, accendiamo il fuoco con il sedano, la carota e la cipolla e li facciamo soffriggere. Nel frattempo infariniamo leggermente il nostro ossobuco, così. Sbattiamo la farina in eccesso. Ok. Sbattuta. E adesso aspettiamo che soffrigga il nostro soffritto. Ora che il nostro soffritto è pronto, lo mettiamo da parte. E nella stessa padella, è importante perché così il nostro ossobuco si insaporirà, quando è bella calda ci andiamo a rosolare i nostri ossobuchi su entrambi i lati, di modo da fargli la crosticina. Ok. Nel frattempo che si rosolano vi faccio vedere come fare il rosmarino e il limone. Ok, dal rosmarino ho preso gli aghi e dal limone già lavato precedentemente gli togliamo solo la parte gialla senza prendere la parte bianca. Se vedete che fate come me, prendiamo il coltello affilato e gli togliamo la nostra parte bianca, che sennò resterebbe troppo amara in bocca. Così. Ok, e facciamo un trito finissimo di rosmarino e limone che andrà a insaporire il nostro ossobuco circa a un quarto d'ora dalla fine della cottura del nostro ossobuco. Poi vi farò vedere. Comunque lo tritiamo il più fine possibile. Il nostro ossobuco l'abbiamo infarinato, così poi la salsa si legherà senza dover aggiungere altra farina. Ok, così può andare. Giriamo l'ossobuco. Ecco, se vedete che si inarca come ha fatto a me, così, vedete che questo è inarcato, gli tagliamo il nervetto di modo che si apra. Mettiamo il coltello affilato. Vedete, tagliamo questo nervetto qua, di modo che resterà bello dritto durante la cottura. Ok. A fiamma bella alta. Pure questo. I nervetti. Ok, vedete che come si è già aperto, tagliando il nervetto, e lo andiamo a rimettere dentro. Pizzico di sale. Ok, quando si è rosolato bene, sfumata di vino bianco. Lasciamo evaporare l'alcol. Perfetto. Dopo che si sono rosolati entrambi i lati, li tagliamo dal fuoco. Io li cuocio direttamente in questa pentola perché può andare in forno, se no potete metterli in una teglia. Ci mettiamo acqua di modo che non si asciughino. Ok. Un goccio di vino bianco che ci insaporisce e le nostre verdure che abbiamo fatto prima. Ok.
chi vuole può metterci anche una goccia di concentrato di pomodoro, che dà un sapore in più e li fa rossi, ma io oggi li faccio bianchi, quindi niente concentrato di pomodoro. E andiamo a finire in forno a 160 gradi per circa un'oretta, coperti, di modo che non si secchino durante la cottura. Così. Perfetto. Adesso ci vediamo quando dobbiamo mettere il rosmarino e il limone. Ok, adesso togliamo i nostri ossi buchi. È passata circa un'ora e un quarto. Vedete come sono? Si sono asciugati dalla nostra acqua e dal nostro vino. Se infiliamo la punta del coltello vedrete che scende senza alcun problema e risale. Questo vuol dire che l'osso buco è quasi pronto. Adesso ci mettiamo, come vi ho detto prima, il nostro limone col rosmarino tritati, li mettiamo sopra a far insaporire, così, perfetto, e li ripassiamo in forno anche senza coprirli, girandoli magari, giusto un 10 minuti per fargli prendere gli aromi del limone e del rosmarino, e i nostri ossi buchi sono pronti. Ci vediamo tra 10 minuti. Ecco i nostri ossi buchi, perfetti, vedete come sono? Che la nostra salsina ha tirato con la farina che avevamo messo dagli ossi buchi, belli morbidi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima ricetta.